Ben ritrovati, nuovo appuntamento targato Star Casino Sport, il nostro focus con tutte le notizie in tema di mercato e calcio giocato. Parliamo oggi di Salernitana, che sta preparando gli ultimi colpi di mercato in entrata per andare a completare quello che sarà poi l'organico che Paolo Sousa avrà a disposizione nel corso di questa stagione che entra, un po' come gli altri principali club. Siamo agli sgoccioli, ultima settimana, e dopodiché verrà dichiarata ufficialmente chiusa questa sessione estiva di calciomercato. Circola in queste ore, per quanto riguarda le questioni di mercato, proprio la voce di un ritorno di fiamma per Nicolò Cambiaghi, giovane esterno d'attacco, seguito in realtà anche da Empoli e Bologna, e sembrerebbe che si stia lavorando fortemente in quella direzione. Nel vivaio della Salernitana c'è inoltre un ottimo attaccante, l'anno scorso terzo nella classifica dei capocannonieri, stiamo parlando di Boulaye Dia, rientrato da poco dopo l'intervento al menisco di fine maggio, e con molta probabilità, dopo i 24 minuti giocati contro la Roma, è pronto a scendere in campo con la maglia da titolare in occasione della seconda di campionato in cui la Salernitana affronterà l'Udinese. Ma andiamo anche con l'aiuto della nostra spin a scoprire quello che sarà il nostro protagonista del giorno, che andremo ad analizzare più da vicino anche con l'aiuto delle nostre grafiche. Parliamo in questo caso di Candreva, e ne parliamo anche con riferimento al match che lo vedrà scendere in campo in occasione della seconda giornata di campionato, Salernitana-Udinese. Allora, qualche dato, come finirà il match con la vittoria della Salernitana, che vede un 40% di probabilità, segno X, quindi pareggio, un 25%, e vittoria invece dell'Udinese con un 35% di probabilità. Parliamo però, come annunciato, più da vicino con Di Candreva, centrocampista della Salernitana classe 1987, autore di un'ottima doppietta nella prima giornata di campionato in cui la Salernitana è appunto scesa in campo per affrontare la Roma, terminata tra l'altro in pareggio 2-2 con doppietta di Belotti e doppietta appunto di Candreva. E proprio a seguito della sua buona prestazione sono arrivate le parole di Iervolino, che ha detto di sognare di vederlo in nazionale, dove secondo lui sarebbe in grado di dare un ottimo contributo. Ha dichiarato inoltre che Candreva è un campione dentro e fuori dal campo, un leader carismatico che fa giocate incredibili e che non si risparmia mai. Noi siamo così giunti in chiusura del nostro focus, come sempre grazie per averci seguiti.